Tutto è magia o niente, scrisse Novalis, il poeta e filosofo tedesco. E queste parole ben ci accompagnano all'interno della visione di uno dei protagonisti più interessanti della fotografia contemporanea, a mio avviso, il fotografo giapponese Daido Moriyama. Vi ricordo che qui siamo su Le forme della luce, il podcast visivo dedicato alla fotografia, e chi vi parla è Valerio Cappabianca. Quinta puntata, dedicata ad un grandissimo, Daido Moriyama, un'icona della fotografia contemporanea, della street photography o della fotografia di strada, se preferite. Molti sostengono, forse non a torto, che Moriyama rappresenti il lato oscuro della street photography. Alcuni, guardandole, troveranno le sue fotografie volutamente approssimative, disturbanti, irrisolte, tutto calcolato. Una cosa è certa, le sue fotografie non lasciano indifferenti. Un po' di storia ora. Moriyama nasce il 10 ottobre del 1938 ad Osaka, in Giappone, ed è considerato ad oggi uno dei più importanti fotografi contemporanei. Inizialmente studia per diventare grafico, decidendo poi di dedicarsi completamente e non senza difficoltà alla fotografia. Nel 1961 si trasferisce a Tokyo, dapprima unendosi al gruppo fotografico Vivo e poi lavorando come fotografo indipendente. Il suo nome si lega alla rivista giapponese di fotografia Provoke, nota per proporre immagini provocatorie, appunto, come dice il nome stesso, ed in contrasto con il linguaggio fotografico tradizionale. Ancora oggi, se vi andate a vedere quello che proponeva Provoke con le sue immagini, vi accorgerete che suona nuovo ancora nel 2021. Potremmo dire che nei soli 3 anni di attività della rivista, questa è riuscita a produrre un tipo di fotografia in grado ancora oggi di essere digerita a fatica dagli amanti della cartolina e del bel paesaggio. Sono gli anni della lettura di Jack Kerouac e del suo mitico On the Road, della Beat Generation, e quella di Moriyama è una fotografia che, allo stesso modo in cui fa la beat con le parole, macina città e strade, traducendole in un bianco e nero spesso sporco e sgranato, in inquadrature sbilenche e assolutamente parziali, marginali. Per un attimo vi potrebbe venire l'idea di bollare tutto questo come trasgressione, ma c'è dell'altro. C'è un modo del tutto nuovo di fotografare e di stare al mondo con la macchina fotografica, se avete abbastanza voglia di darci un'occhiata. Moriyama definirà il modo in cui scatta fotografie simile a quello delle mitragliatrici Spitfire. Veloce, istintivo, senza mirino, senza messa a fuoco e senza sapere quale immagine uscirà, sino a che il lavoro di distillazione e selezione in camera oscura non sarà terminato. Solo così, secondo lui, è possibile veramente vedere la strada. Quello che è del tutto innovativo nella fotografia di Moriyama è rompere completamente con la grande leggenda fotografica dell'istante irripetibile e decisivo. L'idea che la macchina fotografica serva a cristallizzare un momento al di fuori del flusso costante della vita ordinaria. Ecco, la fotografia di Moriyama vuole invece essere, diventare e lasciarsi assorbire completamente dalla vita. Non si tratta quindi di eleggere momenti, ma di restituire al fotografo uno sguardo personale, fatto di impressioni, connessione, empatia o repulsione verso le cose che si trova davanti. Tutto insomma, ma non la stucchevole pretesa del momento perfetto. Moriyama a questo proposito dirà: «Voglio fare molte fotografie brutte. Le mie fotografie sono spesso sfocate, ma se ci pensi bene, un normale essere umano, un giorno, percepirà un numero infinito di immagini e alcune di esse saranno a fuoco ed altre, la maggior parte, saranno invece viste di sfuggita, distrattamente, con la coda dell'occhio». Si tratta di uno stile, definito in giapponese sakka, termine traducibile con graffiare, strappare in italiano. Per attuarlo, Moriyama si troverà per anni a scattare in strada, di notte, nei quartieri a luci rosse, perso nei bar o piccoli club destinati ai tanti impiegati giapponesi, che ormai, perso l'ultimo treno, sono decisi a concedersi un po' di svago abbracciati dalla densità fumosa dei tanti locali disponibili a Tokyo. Per Moriyama, anche se la strada è deserta, questa è capace di conservare l'odore della gente. Per lui è questo quello che davvero conta. Dirà Daido: «Quello che cerco sono strade, città, il mondo intero, e mentre lo faccio cerco semplicemente me stesso. Non lo faccio volutamente, ma in fondo arrivo sempre a me stesso.
Se fossi diventato pittore sarebbe stato diverso, ma diventando fotografo ho solo questo momento. L'adesso è tutto quello che ho. Queste parole del fotografo ci fanno capire un aspetto importante della sua ricerca. Si fotografa la realtà, il mondo, ma questo finisce per essere un riflesso di noi stessi. Non è neanche casuale se parlando di odori, di girovagare, vagabondaggio, vi sia in qualche modo saltata in testa la figura di un cane, magari randaggio. Per caso, sincronicità, capacità di unire fotogrammi a stretto contatto con la vita, finirà così che la fotografia più celebre di Moriyama sarà proprio quella di un cane randaggio. Stavo uscendo da un hotel, sulla strada, quando quel cane mi passò davanti. È stato un incrocio casuale e io l'ho fotografato. Da quel momento quel cane randaggio mi segue con la mente. L'immagine ha impressionato molto le persone. Quando la gente pensa al mio lavoro, pensa a quella fotografia. È anche il titolo del mio libro più famoso, Memories of a Dog, Memorie di un cane. È senza dubbio un'immagine che, considerando il lavoro del fotografo, possiamo definire autobiografica. Il cane fotografato è malandato, triste, eppure fiero nel suo orgoglio ostentato. È un outsider, come Daido, un randaggio, ha uno sguardo penetrante. È facile leggersi l'animazione, la ribellione, l'irrequietezza e la libertà di chi vive ai margini. Tutte caratteristiche facilmente accomunabili alla produzione fotografica e all'approccio artistico di Moriyama. Questa capacità di procedere per frammenti, ritagliare pezzi di mondo da rielaborare e riassorbire nella luce della camera oscura è fondamentale per capire bene Moriyama e la sua potenza, il suo irriverente approccio fotografico capace di ispirarci ancora oggi. Se prendiamo un elenco delle cose da lui fotografate, troviamo semplicemente cose, situazioni, momenti apparentemente banali. Provo a fare una lista, seppur limitata, di quello che troverete aprendo a caso un suo libro. Marciapiedi, auto sfreccianti, passanti, cani, fotografie d'epoca rifotografate in maniera sgranata, cani, pubblicità strappate, nuvole, buio, in tutte le traduzioni fotografiche possibili. Gambe attraenti di donne con calze a rete, bambini che giocano, neve, prostitute, insegne di bar, gatti, paesaggi, capelli, sigarette, alberi, stanze d'albergo, tubi, foglie. Ok, ora prendete queste cose separate. Cosa avete? Immagini. D'accordo. Ora prendete queste cose insieme. Cosa avete? Esatto. Vita. Avete la vita tradotta in fotografia. Come diceva Novalis, tutto è magia o niente. Ora capite? Vedere il tutto frammentato non serve a niente. La fotografia di Moriyama ci costringe a prendere una visione d'insieme, dove tutto collabora ad un senso. È in definitiva la miglior prova per dimostrare che il tutto è più della somma delle sue parti. Ma perché per la street photography di oggi l'approccio di Moriyama è tanto importante? Cosa può insegnarci? Innanzitutto può insegnarci a sentire la fotografia, sentire lo scatto, non limitarsi alla frustrazione dell'immagine perfetta, ma aprirci al fatto che le fotografie tra di loro si parlano. Nostro compito è anche ascoltare, sentire se tra di loro, attraverso di noi che le scattiamo ovviamente, è possibile farle vibrare, raccontando storie, atmosfere, un qualche tipo di ricordo. Ci insegna che le fotografie sono frammenti, che devono avere innanzitutto qualcosa in grado di risuonare in noi, per poi solo successivamente dargli la possibilità insieme di dire qualcosa a qualcun altro. Ci invita a rivedere il concetto di sbaglio in fotografia. La fotografia sbagliata è solo quella che non c'entra niente con noi, quella che non ci dice proprio niente, e non quella che vorrebbero vedere gli altri. Si tratta, come diceva magnificamente Leonard Cohen in una sua canzone, di vedere che nel mondo ci sono delle crepe e che è proprio da lì che entra un po' di luce, a volte. Ci libera dalla tirannia della macchina fotografica perfetta, dell'ultimo modello da acquistare subito, quello che se non lo compriamo non faremo mai buone foto. Lui, che ha scattato tutta la vita con una macchina punta e scatta, una piccola Ricoh a pellicola, ora passato al digitale, ma mettendo le mani avanti per i più nostalgici, dirà:
Non ho mai pensato che una fotografia che ho fatto ora in digitale sarebbe venuta meglio in pellicola. Ebbene, vi confesso, sono stato a Tokyo, ci ho scattato fotografie, poi finite in progetti. Li trovate sul mio sito, se avete voglia di dare un'occhiata. Ho girato per quelle strade. Moriyama, mentre scattavo, era lì. Lo sentivo muoversi, piegarsi, scattare. Il click sordo e prolungato della fatica della macchina fotografica per arrivare al fotogramma successivo. C'è chi l'ha incontrato pochi mesi fa, nei dintorni di Shinjuku, la maggiore stazione di Tokyo, con la sua fedele macchina al collo. La fotografia non c'entra col professionista, non c'entra con la bellezza. L'unico debito è nei riguardi della vita. Come diceva Louis Ferdinand Céline nel suo stupendo romanzo Viaggio al termine della notte. La vita è questo, una scheggia di luce che finisce nella notte. Sta a noi, aggiungo io, accendere il flash, prendersi il lusso e la fatica di illuminarla a volte, se ci riesce, se ne siamo capaci e soprattutto se ne abbiamo il coraggio. Ed eccoci arrivati alla fine. Ma il viaggio di Moriyama all'interno della street continua. Se volete che continui insieme, potete andare sul mio sito www.valeriocappabianca.com e dalla sezione podcast risentire la puntata con qualche fotografia selezionata da me dell'autore. Giusto per orientarci, anche visivamente, sul nostro discorso. Prima di salutarvi, vi ricordo che Le forme della luce è un podcast offerto da Accademia Fotografica, scuola di fotografia a Roma, e che per esistere ha assolutamente bisogno del vostro supporto. Fatelo conoscere a chi è appassionato di fotografia, lasciate una recensione su iTunes, Apple Podcast. Insomma, se vi piace, fatemelo sapere. Magari mandatemi un bel messaggio. Sarà il carburante per i prossimi viaggi insieme. Io non posso che ringraziarvi di cuore per l'ascolto, ancora una volta, e darvi appuntamento alla prossima puntata, con altre forme e con altra luce, di nuovo insieme.